Voi in qualche modo avete trovato un accordo con Draghi? Ah, intanto si sta lavorando per evitare che torni la legge Fornero e basta. Ecco, questo è un aspetto importante. Vorrei fare un inciso rispetto a quello che è stato detto in precedenza, e qui porto la mia esperienza sia di amministratore locale che di commercialista, quindi sia per il settore pubblico che per il settore privato. E diciamo in qualche modo ingeneroso dire che non c'è stata sostituzione con quota 100 con nuove assunzioni. Perché? Perché c'è stata sostituzione, ovviamente dove c'è stata sostituzione? Nel pubblico, dove diciamo non c'era spreco di risorse e quindi dove non, magari nel passato non è stato utilizzato come sistema di welfare, per cui se andava via una persona nodale, io penso in luoghi importanti, non so, l'anagrafe piuttosto che la ragioneria, piuttosto che i lavori pubblici, sono stati integralmente sostituiti. Quindi nel sistema degli enti locali, gli 8.000 comuni, dove c'è una situazione, diciamo, corretta di utilizzo del personale, le necessità, le uscite hanno corrisposto a entrate di giovani, sia uomini che donne. Nel privato anche in questo caso c'è stato una, diciamo, in qualche modo un riequilibrio, una ristrutturazione all'interno delle aziende, ma in una certa parte c'è stata la sostituzione. Quindi vorrei dire che è un po' diverso, ecco, magari non era rispetto alle attese di quota 100 inferiore, ma c'è stata la sostituzione sia nel settore pubblico che nel settore privato. Sì, anche perché quota 100 è su base volontaria, lo ricordiamo, quindi non è che... Certo, ecco, quindi. Poi... è chiaro che bisogna trovare delle soluzioni che non ci riportino alla Fornero, perché anche su questo il disastro degli esodati ce lo ricordiamo tutti. La Fornero poi è stata figlia di un periodo delle restrizioni, nel periodo Monti, dove si facevano delle manovre fortemente restrittive, e in qualche modo abbiamo visto che hanno portato ad avere in tutti gli anni successivi al 2012 un PIL asfittico e un prodotto interno lordo inferiore sempre alla media europea. Quindi significa che certe, diciamo, manovre brutali non si sposano con quello che è necessario per rendere sostenibile il debito pubblico, che è il rilancio dell'economia, perché noi sosteniamo questo enorme debito pubblico solo se abbiamo un PIL molto forte, o almeno nell'ambito della media europea, cosa che peraltro non è stata negli ultimi, potrei dire, anche decenni. Ecco.